Bentrovati su Slashop, nuovo appuntamento con DJI dopo una nostra assenza della prima recensione del Mavic Mini da 248 grammi, che ha risvegliato un vero e proprio mercato internazionale che continuiamo a considerare come un drone ormai evoluto da tempo ed eccezionale per le sue dimensioni e caratteristiche e normative agevolate. Ci riattacciamo con l'Air 2S, un entry level semi professionale già molto distante dal precedente Air 2 grazie ad una videocamera con sensore da un pollice ed un altri track veramente evoluto, ma che lo tiene distante dai professionali per un'evidente limitazione software e attraverso quei piccoli sensori anticollisione laterali che sappiamo appartengono ai modelli Pro DJI, ma che tanto ci costano per un volo totalmente assistito. Lo scopriamo nel prezzo e nella sua dotazione basic e combo, ma dopo la sigla e qualche dato tecnico sul video originale. Dai dati tecnici salienti passiamo alle dotazioni DJI Air 2S. Costo versione base siamo sui 9,99, ma alla fine sono 1.000 euro. Poi se saliamo con la copertura che refresh da 1 a 2 anni siamo ben oltre. Dotazione base una batteria, due eliche di scorta oltre a quelle volo, una destra e una sinistra nel verso per intenderci, più un paio di joystick guida di scorta telecomando, un caricabatteria che porta ulteriormente la carica al telecomando con un attacco a cavetteria USB, come siamo già abituati da un po' in casa DJI, e copri obiettivo e cavetteria di connessione per i nostri dispositivi Android e iOS. Siamo invece sui 1.300 euro per la versione combo, valorizzata con un acquisto decisamente accessoriato, è ulteriore dalla versione base dove abbiamo una borsa dedicata al trasporto con due batterie aggiuntive per un totale di 3 batterie totali, con un'autonomia di batteria singola da 30 minuti ciascuna. In formula combo tocchiamo ben 90 minuti di volo, due set in più di eliche complete da 4 e 4 filtri ND e una basetta per la ricarica di 3 batterie in sequenza, ma dove i tempi rimangono uguali per la ricarica delle singole. Questo è un acquisto per noi maggiormente incentivato dalla borsa con le sue batterie aggiuntive e i filtri ottica rispetto alla versione base, fondamentali soprattutto per chi fa fotografia artistica visto l'elevata gradazione in dotazione dei filtri, ma anche per una dotazione base alla ripresa dove abbiamo notato che il sensore da un pollice immagazzina veramente molta luce da controllare per non essere facilmente sovraesposti e dove la gestione del diaframma non è sfruttabile come i modelli attuali. Per oggi è tutto, vi allego i primi video realizzati con l'Air 2S senza filtri a bordo dove potete vedere nettamente un'immagine sovrapposta a livello di gestione automatica del software in un determinato momento di ripresa e attendendo i nuovi filtri e qualche accessorio d'upgrade per le nostre performance più professionali e di recensione, vi invito a seguirmi con l'iscrizione al canale e attivando la campanella sarete partecipi delle nuove pubblicazioni. Un like a tutti voi e ai miei contenuti se vi sono piaciuti, vi lascio tutti i link in descrizione con ulteriori extra per una vasta considerazione agli acquisti. Da Katakata è tutto e buon shop. www.slashshop.it Affiliate Store.